Bentornati con le quensute previsioni a cura di MeteoOne. Il vortice di bassa pressione tra Sicilia e Calabria darà origine ad ulteriori condizioni di maltempo su tutto il centro-sud. Pertanto, attendiamoci nella giornata odierna precipitazioni abbondanti, soprattutto su Lucania, Puglia e settori adriatici centrali. La quota neve risulterà molto bassa tra Abruzzo e Molise, mentre al sud si registreranno nevicate in alta collina. Attenzione perché le cattive condizioni meteorologiche perdureranno anche nei prossimi giorni. Ma ora andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 19 gennaio. Giornata perturbata sin dal mattino su tutti i settori. Saranno possibili forti precipitazioni sulle aree ioniche pugliesi e lucane, Brindisino, Barese, Malfese e Foggiano. Le piogge saranno accompagnate da possibili temporali su Salento e zone ioniche pugliese. La neve cadrà sulla Basilicata tra i 600 e i 700 metri, mentre sul Gargano e sub-Appennino Dauno a quote inferiori tra i 400 e i 500 metri. Dal tardo pomeriggio sera, lento miglioramento a partire dai settori più occidentali. Per quanto riguarda le temperature, in leggero aumento nei valori minimi, stazionari invece le massime. I venti soffieranno moderati di scirocco lungo le coste pugliesi, più calmi nell'entroterra. Per quanto riguarda i mari, molto mosso l'Adriatico, mosso invece il Mar Ionio. Ed ora ecco la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Giacomo Toro per questa fo foto che ritrae le campagne di Ginosa, in provincia di Taranto, ricoperte da uno spesso strato di grandine facilmente confondibile con la neve. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleapula, oppure le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.